Prima di iniziare questo video ricordati di iscriverti, ma soprattutto schiaccia la campanella. La campanella! Ciao bambini, siete pronti per del gran divertimento? Bravi! Chi è pronto per divertirsi? Alzi le mani! A chi non piace del sano divertimento? Ma secondo voi, oggi zio Peo cosa farà? Bravi! Oggi faremo disegno quello che cacchio volete. Prego bambini, da questa parte. Ciao bambini, oggi torna una serie dimenticata dal nostro signore e anche da me stesso. Disegno quello che volete! In cosa consiste? Beh, molto semplicemente chiedo nella community di YouTube descrizioni di cose, situazioni, animali o qualunque cosa sia assurde e magari a tema. E questa volta, siccome proprio ieri è uscito Sekiro e oggi io ci giocherò... Dov'è il mio Sekiro? Eccolo qua, il mio Sekiro con la Steelbook Edition di Amazon. Io non sono come Eren Blaze che gli regalano le statuette, purtroppo. Me ne devo comprare io i giochi. Quindi mi chiedo, siete pronti, bambini? Aspettate, non ho sentito. Siete pronti, bambini? Bravi! Così mi piacete bambini, aggressivi. Bene, il primo commento è di Alessandro la Calamita. Innanzitutto, ciao Alessandro. Un Peo con il braccio meccanico di Sekiro che combatte contro un Sekiro con un braccio di Peo. Interessante, direi, interessante. Allora, Peo ha il braccio di Sekiro, invece Sekiro ha il braccio di Peo. Ma il braccio di Sekiro, non so se lo sapete, non è potente come il muscolosissimo e potentissimo braccio di zio Peo, no. La verità è che Sekiro è avvantaggiato a perdere il suo braccio per avere in cambio quello di zio Peo. Quindi Sekiro prende con un cazzottone micidiale Peo e lo ammazza. Qui c'è un dentino che parte. Bleh. Quello che doveva essere il braccio di Sekiro qui, che adesso ha Peo, in realtà è andato distrutto in mille pezzi. Perché zio Peo ha provato a difendersi con il braccio di Sekiro, ma poi ha visto, ma sto braccio è tutto pelle e ossa. Così invece il braccio di Peo è proprio un macigno, no? Voi non so se lo sapete, ma quando io do un pugno è come se un'automobile da Formula 1 ti viene dritto in faccia, capito? Me lo chiedono sempre, c'era il porto d'armi per quello? Quale? Questo? E questo è il primo disegno. Grazie Alessandro la Calamita per aver partecipato. Prossimo disegno. The Anonymous Tube suggerisce un cane samurai che combatte contro un gatto ninja sul tetto di un tempio a forma di ciotola. Grande Peo. Wow, Anonymous Tube, anche tu mi complichi un pochino la vita, ma ci proviamo. Qui dobbiamo andare un po' a ritroso. Stanno sul tetto di un tempio a forma di ciotola. Partiamo da quello. Questa è la ciotola in cui, se non si fosse capito, ho aggiunto due impronte di animale, di cane, per far capire che è una ciotola di cane. Ho scritto good boy, who's a good boy? Poi però ci dobbiamo schiaffare sopra il tetto di un tempio giapponese, o non lo so, cinese sembra. E sopra questo tetto, cane samurai, giusto? E gatto ninja combattono. Il ninja originario della Cina, se non sbaglio, o anche Giappone. Quindi è tipo un combattimento storico. Il mio cane samurai sarà uno Snoopy, che sta appunto seduto su questo gargoyle. E a questo punto, per amore dei vecchi fumetti e dei vecchi cartoni, il gatto ninja sarà Garfield. Se non conoscete Garfield vuol dire che mi posso sentire vecchio finalmente. Ovviamente ci vuole la sciarpa svolazzante e perché no, un kunai. E voilà!
Abbiamo il secondo disegno finito. Se dovessi dargli un voto, gli darei 10 meno. È vero che essendo il mio disegno potrei dare 10 punti, però sono molto autocritico con me stesso. Prossimo disegno. Chi avere scritto commento è... Gattotsar si chiama questo utente. Un gatto, unicorno, ciclope, arcobaleno, corno infinito, ovviamente. Scusate, io non so di dove sia questo utente con questo dialetto, ma io devo leggere anche il dialetto della provenienza. Quindi Gattotsar esce dal tema, ormai ce ne freghiamo, perché vuole un gatto, unicorno, ciclope. Quindi io farò sempre il mio corpo a salsicciotto, come faccio i miei gattoni. Ricordiamoci che ha il corno infinito ed è un ciclope. Ah, ed è anche un arcobaleno. Che gli esce arbucio? Whee! Questo gatto speciale caga stelle e lune, perché no? Un'opera d'arte, direi. Io questo lo venderei almeno a 10k d'indie. Se qualcuno di voi è interessato ad acquistare questa opera, chiama il numero in sovraimpressione. Il prossimo sono sicuro che sarà epocale. Un gatto divino che tira un calcio ad un dannato. Ce lo suggerisce Zoro Roronoa. Mai sentito questo nome? Mi è totalmente nuovo. Mai sentito in nessun anime, cartone, manga, quel che sia. Quindi molto originale, ragazzo. Come si fa un gatto divino? Ve lo insegno io. Un gatto divino ovviamente deve essere sempre con le manine in segno di preghiera. Gli occhietti sempre in pace con se stesso. Non può essere divino se non ha un'aureola super luminescente. Non può essere divino se non porta una sorta di toga bellissima, maestosa. E ovviamente, essendo divino, i suoi colpi mortali sono assai pericolosi, perché la sua muscolatura può essere comandata come vuole. La coda. E il dannato in questione è Giulietto. Che non so se lo sapete, ma Giulio è dannato. Sbaom! Firmato, questo disegno, secondo me, può valere sopra i 150.000 euro. Se qualcuno di voi fosse interessato ad acquistarlo, chiama il numero verde in sovraimpressione. Prossimo, signori! Ne farò finché ne ho voglia. Ovvero, probabilmente questo è l'ultimo. Perché Cinolo 189 ci suggerisce di fare un Goku a tema Sekiro. Ci piace! Ci piace! Quindi io sto guardando adesso la copertina del CD. Sto semplicemente sostituendo Goku alla copertina. È un Goku che ha anche un ciuccetto in questo caso, come Sekiro. Una spada bella lunga, perché Goku ha problemi di virilità, quindi deve avere la spada lunga. Il braccio che si vede da dietro, a cui è attaccata la protesi. Ah, la protesi. In particolare questo con il lanciafiamme, cosa che Goku non potrebbe anche non averne bisogno, lo sappiamo perché. E lui si chiama Gokiro. Zan zan. Lo so, la creatività di Zio Peo non ha limiti. Se qualcuno di voi vuole acquistare questo fantastico disegno per soltanto 200.000 euro, chiama il numero verde. Abbiamo finito così questo episodio e ora vi farò le solite domande del caso. Cosa abbiamo imparato oggi insieme a Zio Peo? Bravi, che la vita è deprimente per tutti! Sapete cosa fa felice Zio Peo? Ditemi un po'. Bravi, schiacciare la campanella! Iscrivetevi! Ciao! Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato.